Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match per una puntata, Ermanno, abbastanza articolata questa sera. Abbiamo anche tanti argomenti che affronteremo, insomma andremo in Russia, a Mosca, ma poi parleremo di Africa. Abbiamo una corrispondente da Mosca, che è appunto una nostra affezionata partecipata a questa trasmissione, e ci racconterà i punti di vista dei russi in questa guerra. Quindi seguite un attimo questa fase. E poi, prego. Certamente, parleremo dell'Africa, del viaggio del Papa in Congo e Sud Sudan, e parleremo anche del terremoto in Turchia, Ermanno, una tragedia immensa, una tragedia immane, e avremo modo di parlare tra poco con il presidente della Caritas Turchia, ma soprattutto il vicario episcopale dell'Anatolia, quindi con Monsignor Paolo Bizzetti, che tra l'altro vedo già in collegamento. Ce l'abbiamo in collegamento, sono giornate particolarmente. Buonasera a tutti. Buonasera Monsignor Bizzetti, e grazie della disponibilità. Ci siamo sentiti anche nei giorni scorsi per il telegiornale e per altri servizi che abbiamo fatto, ma Ermanno, una situazione drammatica che richiede un intervento collettivo e forse diciamo. Questa situazione così drammatica potrebbe essere l'occasione anche per far sì che popolazioni che si confrontano normalmente possano anche trovare un momento di pace. No? Ma non sono le popolazioni che si confrontano e si fanno la guerra, sono i capi di queste popolazioni che vogliono fare la guerra a scapito della gente, perché la gente non ha nessuna intenzione, no? Al massimo posso fare una litigata, ma quello che è importante è questo sconvolgimento che è mostruoso. Buongiorno, Vescovo Bizzetti, lei è Vescovo di Skanderum, quindi là dove è successo questa tragedia. Prego. Sì, sono il Vescovo dell'Anatolia, un territorio di 400.000 km quadrati, e che occupa tutte le zone terremotate, quindi ho una visione abbastanza precisa di tutti i luoghi colpiti dalla tragedia del sisma. Ma poco prima del sisma è crollata la basilica, ma deve essere stato un movimento tellurico che ha fatto crollare la vostra basilica lì a Skanderum. No, è crollata a causa del terremoto. Ecco, sì, appunto. Sì, la cattedrale, come anche la chiesa greco-ortodossa, come anche la chiesa armeno-ortodossa, sono crollate proprio a causa del sisma. Sono state tra le prime costruzioni, insieme con l'ospedale, uno dei due ospedali che è crollato completamente, un altro ospedale inagibile, ecco, tra le prime grandi costruzioni che sono cadute insieme ad alcuni palazzi. Ecco, la situazione che vediamo attraverso i giornali, attraverso la televisione, è così catastrofica, cioè ormai le città sono scomparse, i palazzi sono crollati, non c'è più niente, quindi un futuro per la ricostruzione sarà estremamente difficile. Allora bisogna fare delle distinzioni. Antiochia, fedele alla sua tradizione, direi tragicamente, perché nel III secolo e nel VI secolo Antiochia è collassata completamente, in quel tempo ci furono 250.000 morti, ecco, Antiochia è veramente collassata, mentre Iskenderun potremmo valutare un 25%, Gaziantep alcuni quartieri, e poi tutta una serie di altre città, cittadine, villaggi, eccetera. Ma l'onda del sisma adesso ha raggiunto anche l'altipiano dell'Anatolia, per cui abbiamo dei palazzi che sono crollati anche a Kayseri, l'antica Cesarea,
quella di Basilea di Cesarea, che sono sull'altipiano, molto distanti, ma che evidentemente hanno avuto anch'essi sono stati colpiti dall'onda messa in moto dal sisma che è avvenuto sulla striscia sud della Turchia. E ha notizie della situazione, diciamo, di soccorso? Ci sono soccorsi, arrivano, e poi c'è un conflitto tra Siria e Turchia, e quindi c'è anche la difficoltà di soccorrere i siriani. Sì, le difficoltà di soccorrere ci sono ovunque, perché la tragedia è di immani proporzioni, più di quello che qui si riesce a percepire da quanto sento dei testimoni diretti. Quindi le difficoltà ci sono per tutti. Adesso in Siria il presidente addirittura ha negato i soccorsi internazionali. In Turchia il governo ieri mattina ha emanato un decreto per cui tutti i soccorsi devono passare attraverso l'AFAD, che è, diciamo, l'equivalente della nostra protezione civile. Noi, naturalmente, le nostre organizzazioni, anche la Caritas, ci atteniamo a questo. Il timore è che questo poi possa un po' rallentare l'arrivo dei soccorsi, anche perché, diciamo, è difficile gestire la distribuzione di quello che arriva. Perché, diciamo, non si è preparati a una tragedia così grande. È difficile essere preparati, d'altra parte. Incolpano Erdogan di non aver mosso l'esercito a soccorso della gente. Sì, ci sono state molte lamentele. Come sempre, naturalmente, le reazioni della gente sono molto emotive. I primi giorni sicuramente c'è stato un certo ritardo, come lo stesso Presidente ha ammesso, ma il problema di fondo è quello che bisognerebbe adesso lasciare veramente mano libera a tutte le organizzazioni che possono dare una mano. Quindi una cabina di regia è molto utile. Tuttavia ci vuole anche, diciamo, bisogna anche lasciare spazio libero alle organizzazioni umanitarie che vogliono dare una mano. La viabilità è praticamente quasi interrotta, perché sappiamo che sono crollati dei ponti, sono crollate delle zone, ci sono aperte delle voragini addirittura. Cioè, si calcola che è uno spostamento, diciamo, del terreno in certi punti fino a 10 metri. Cioè c'è uno slittamento della crosta terrestre che si è allargata di circa 10 metri. Questo diventa un ostacolo anche per i soccorsi, se non quelli aerei. Esatto, cioè è un cataclisma di proporzioni veramente storiche, inusitate. Non è un normale terremoto, è stato calcolato che è un migliaio di volte più grande di quello che è avvenuto a Amatrice. Quindi, giustamente, come lei diceva, è molto difficile far arrivare i soccorsi. Da Istanbul, per esempio, la Caritas Turchia ha mosso dei mezzi per portare viveri e altre cose. Ci hanno messo 48 ore per arrivare giù, passando per vie traverse, quando normalmente, diciamo, in 12 ore si arriva, ecco. Volevo chiedere, voi avete un riferimento dove i nostri telespettatori, se hanno voglia e se hanno così, sono generosi, possono mandare un contributo per poter aiutare questa popolazione, soprattutto anche i cristiani della zona, che mi pare, almeno telefonicamente, quando ci siamo sentiti, non c'è stato un grande disagio nei confronti della popolazione cristiana della zona, ma la maggior parte invece sono stati i turchi, diciamo, musulmani, parliamo anche di immigrati dalla Siria.
Dunque, la situazione la stiamo aggiornando di momento in momento. Adesso purtroppo abbiamo avuto notizie proprio oggi che anche alcuni cristiani sono morti, quindi anche tra la nostra popolazione ci sono dei morti. Le persone che abitano nell'episcopio con me, queste sono tutte vive. Ecco, però ci sono morti anche tra la popolazione cristiana. Gli aiuti sono veramente indispensabili perché altrimenti è impossibile affrontare una tragedia di questo tipo. Noi siamo in collaborazione stretta con il progetto Agata Smeralda di Firenze, che da anni ci Eccolo qua. sostiene, e con anche la Caritas italiana, eccetera, però diciamo il progetto Agata Smeralda di Firenze è veramente il nostro partner più stretto. Quindi i nostri telespettatori, se prendono nota di questo codice che abbiamo mandato in onda, possono mandare un obolo di aiuto ai turchi cristiani o non cristiani, comunque, perché hanno bisogno Sì, tutti di una noi possibilità. aiutiamo senza distinzione di razza, di credo religioso. È chiaro che in questo momento tutta la popolazione cristiana ha trovato nell'episcopio ha trovato il suo punto di riferimento. Ecco, faccio notare che manca una TA, progetto Agata, Certo, Agata Smeralda. riusciamo a correggerlo, la e regia, così lo progetto riproponiamo, Agata. Agata, e chiediamo ai telespettatori se hanno la volontà di soccorrere. Questo è un punto di riferimento per raccogliere dei fondi per riuscire a avere anche la certezza, perché ci sono molti raccolti, ma bisogna avere la certezza che poi vadano a buon fine e quindi che possiamo aiutare questa gente che sicuramente è disperata. È gente che muore di sete, che muore di fame in questo momento, eh? Non è che sono solo. Hanno perso il tetto sopra la testa, le è caduto il tetto sopra la testa, i sopravvissuti oggi in questo momento non sanno come cavarsela per quelle che sono le normali, diciamo, l'alimentazione, l'acqua, poter fare anche solo un bagno è impossibile pensare una cosa di questo genere. Peraltro poi la temperatura è molto bassa, ha anche nevicato in alcune zone, quindi immaginate come la gente possa vivere sotto la neve, senza neanche una tenda, senza che l'esercito turco sia andato con delle tende, quantomeno per aiutare questi poveri terremotati dalla pioggia, dalla neve, dall'intemperie. Alla notte, quando va sotto zero, non c'è ancora nulla. Quindi, se qualcuno ha piacere di aiutarli direttamente, perché vengono aiutati immediatamente, c'è il collegamento. Il nostro, diciamo, referente, che è il vescovo appunto di Scanderum, può agire direttamente e quindi non avere intermediari. Chiediamo che mandano un obolo Certo, se la regia lo ripropone, indicazione, eccolo eccolo qua, qua. Adesso l'abbiamo corretta, Agata. lo leggo, allora progetto Agata Smeralda ODV, causale emergenza Turchia, terremoto, vicariato Anatolia 2023, conto corrente postale numero 502500, Liban IT 91K 0867 30 28 03 00 00 00, sono quattro zeri, poi 43 33 33 33 finale. Ecco, questo è il Liban, dunque, dove si può contribuire e questi soldi andranno poi alla Caritas Turchia, immagino, Monsignor Esatto, Bizzetti. cioè questi qui sono soldi che verranno spesi proprio direttamente nelle prossime settimane. Perché adesso c'è l'emergenza appunto anche dell'acqua, come veniva detto ieri, quattro macchine sono partite del vicariato per andare a trovare delle fonti in montagna per trovare l'acqua potabile, per dire, ecco. Ma nelle prossime settimane ci sarà da organizzare bene le mense, come già abbiamo iniziato a fare. Ieri abbiamo dato 300 pasti e stiamo distribuendo dei viveri. E quindi diciamo adesso c'è bisogno veramente nelle prossime settimane, ma direi probabilmente nei prossimi mesi,
di sostenere direttamente la popolazione, sempre naturalmente in collaborazione con le autorità, con il prefetto, sono molto disponibili, grazie a Dio, e quindi stiamo lavorando di buon accordo. Ecco, avviso i telespettatori, naturalmente era un codice molto lungo, quindi può darsi che qualcuno non abbia avuto il tempo di scriverlo, che noi manderemo degli spot pubblicitari durante il giorno e quindi hanno la possibilità tranquillamente, seguendo le nostre trasmissioni, di rilevare tranquillamente il codice e quindi inviare degli aiuti finanziari, perché poi il padre Bizzetti provvederà a mandarli in Turchia. Grazie dell'intervento, spero che sia disponibile anche nei prossimi giorni di collegarsi, perché parleremo di nuovo nel telegiornale di quello che state facendo in Turchia e soprattutto tanti auguri anche a lei. E buon lavoro. Grazie, ben volentieri saremo disponibili a dare informazioni, perché abbiamo la fortuna di avere informazioni dirette, immediate, cose che noi possiamo constatare di persona. Grazie a tutti. No, grazie a lei, Monsignor Bizzetti, buon lavoro, sappiamo che sono giornate molto, molto intense. Allora adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo subito e apriremo la pagina dedicata al viaggio del Papa in Africa. A tra poco.